unboxing inaspettato di un pacco che mi è arrivato da non so chi, onestamente. Ce l'ho qui, guardate, eccolo qua, un pacco che non mi aspettavo e chissà cosa c'è dentro, ma è un mistero, ragazzi. Quindi adesso, subito dopo la sigla, lo spacchettiamo insieme. Vediamo, ragazzi, cosa c'è in questo pacco e chi me lo manda, soprattutto da dove viene, perché non aspettavo pacchi in questi giorni. Apriamo. Chissà cos'è. Super imballo, devo dire. Altra scatolina. E poi c'è qualcos'altro qua sotto. C'è un foglietto che adesso andiamo a leggere. Mettiamo via il nostro pacco e andiamo a vedere cos'è questo foglietto. Andiamo ad aprirlo. Ragazzi, è un mio fan che mi manda uno smartphone. Poi vedremo che cos'è. Se ho capito bene, so già cos'è. Dopo lo andiamo a verificare. Questo è il foglio e il testo che mi ha mandato questo mio fan. E lo ringrazio tantissimo. Grazie mille a Marco. Vediamo che cosa mi ha scritto, ragazzi. Andiamo a leggerlo. Ciao Pasqui, eccoti la mia bestiolina. Provala bene e prenditi tutto il tempo che vuoi per testarlo a dovere. Ho incluso una cover nera che userai al posto della sua originale, ovviamente. Vorrei tenere gli accessori impacchettati in tonsi se si può. Certamente. Sono davvero curioso di vedere la tua recensione e la tua opinione. Un abbraccio e continua così. A presto. Divertiti all'Oktoberfest. Sarà fatto. E grazie mille a Marco Antenore che mi ha mandato uno smartphone. E presumo che sia quello che dico io. Adesso andiamo a scoprirlo insieme. Bellissime queste cose, ragazzi. Attestati di fiducia del genere non si vedono tutti i giorni. Eccolo, lo aspettavo, sì. Proprio lui, il OnePlus 7 Pro. Mi avevano detto che me lo spedivano, ma non credevo che mi arrivasse così presto. Quindi grazie mille a Marco. Andiamo a spacchettarla subito. Vi ricordo che io ho la versione 7 normale. Vediamo che versione è questa. Questa è da 12 giga e 256 interni, ragazzi. È il top del top della versione OnePlus 7. Questa è da ben 12 giga di RAM. È la prima volta che provo uno smartphone con 12 giga di RAM. Qua c'è la sua coverina, andiamo ad aprirla subito perché questa non è la sua originale. Quindi penso che Marco mi abbia dato il permesso di estrarla in TPU nera, e se dovremo uscire di casa con lo smartphone sicuramente metteremo questa bellissima cover molto molto morbida. Bene, andiamo a vedere come è fatto l'oggetto e poi ovviamente faremo la nostra consueta prova e la recensione completa. Spacchettiamo, scatolina, qua abbiamo tutti i vari manualini. Andiamo a vedere solo come è fatta la cover, non la uso come su richiesta del proprietario. E la vado solo a vedere come è fatta. La sua classica cover trasparente in TPU, molto ben fatta con gli angoli rinforzati come da copione OnePlus. Poi talloncino di benvenuto che rimetto dentro, scatolina con il tupperello, eccolo qua, fogliettini, loghi vari, manualino di avvio rapido e il fogliettino con tutte le varie impostazioni iniziali, come abbiamo già visto per il OnePlus 7. Qua parla anche dei valori SAR che vi vado a elencare subito. I valori SAR del nostro dispositivo OnePlus 7 Pro si attestano attorno, per quanto riguarda la testa, 1.199 watt per chilogrammo e sul corpo invece 1.394 watt per chilogrammo. E adesso finalmente andiamo a vedere lo smartphone. Un grazie infinite ancora a Marco, grandissimo, che non è facile mandare un dispositivo personale a una persona che in fondo non conosci. Qua c'è il suo cavo USB Type-C, qua c'è la ricarica veloce, già caricatore europeo, guardate, non ci sono adattatori, niente. Questo è dotato di una super carica rapida. OnePlus 7 supporta la ricarica rapidissima 45 watt, comunque la ricarica Warp Charge. Andiamo ad aprire finalmente il nostro smartphone. Eccolo qua. Non vado neanche a rovinare la pellicola, cerco di sfilarlo direttamente da qui.
Ecco, fatto. Andiamo già ad ammirare come è fatto questo vetro dual edge. Dietro non ci sono altre pellicole tranne questa. Dietro questa colorazione blu. Guardate che meraviglia, i riflessi, opaca, anti-impronte. Davvero bellissimo l'effetto. Bene, si è avviato, adesso accetto, vado avanti. Ok, sta connettendo. È un gran bel vedere questo display, già da subito si nota la qualità eccezionale di una definizione pazzesca. Ricordate che è un dispositivo Android con caratteristiche all'avanguardia. Ha un display da 6,67 pollici di diagonale, una risoluzione da 3120x1440 pixel, fra le più elevate attualmente in circolazione. È dotato di una camera tripla, tra cui il modulo principale da 48 megapixel, che poi andremo a vedere bene. Intanto faccio il ripristino dei miei dati. Tra l'altro, ragazzi, in questi giorni OnePlus si sta aggiornando ufficialmente ad Android 10. Avremo senz'altro la possibilità di mostrarvi da qui alla recensione l'aggiornamento ufficiale. Quindi continuate a seguirci. C'è una pellicola preapplicata sul display, non so se si nota, comunque non va a rovinarne la visibilità assolutamente. Ripristiniamo il nostro backup, inseriamo l'impronta digitale. Vi parlo di misure: 162,6 x 75,9 x 8,8 mm di spessore. Peso bello consistente, 206 grammi. Si sente in mano, anche se è molto ben bilanciato, devo dire. Però rispetto al suo fratello minore è un peso evidente. Con le ultime offerte, il prezzo di questo dispositivo, non la versione da 12 giga, ma la versione da 6 o da 8, si aggira attorno a poco meno di 600 euro, 590, 580, e sono già prezzi veramente pazzeschi. Per la versione da 6 giga, 128, abbiamo un'offerta a quasi 540, 539 euro su Gearbest. Quindi approfittatene perché sono prezzi eccellenti. Approfitto per invitarvi a iscrivervi al nostro canale di offerte Generalist 2017 su Telegram. E saluto tutti i gruppi, nostri partner, malati di smartphone, Onor20 View20, Bobax Group e lo zio. Iscrivetevi anche al suo gruppo e al suo canale YouTube, il gruppo di Il cellulare di Pagani di Agnello Tortora. Mi raccomando anche alla sua pagina Facebook. E poi saluto tutti i nostri siti partner, Max Recensioni, Fonblog Italia, Passione Smartphone. Va bene, li attiviamo tutti. Vivido, naturale, avanzate. Lasciamo vivido. Lasciamo il font di OnePlus che mi piace molto. Qua ci sono tutte le app, adesso le andrà ad aggiornare. Andiamo a vedere subito se ci sono degli aggiornamenti software. Display, mettiamo la modalità notturna subito. Attiviamo anche il miglioramento dei video. Questo display è dotato di una risoluzione Quad HD, quindi 4 volte l'HD. E possiamo impostare la risoluzione automaticamente, in modo che lui rilevi in automatico le esigenze e l'utilizzo per fare in modo che sia impostato su Quad HD, oppure in Full HD in modo automatico, quindi c'è lo switch, il passaggio automatico all'una o all'altra modalità, oppure possiamo decidere noi se impostare una o l'altra. Adesso aumento un po' la luminosità, display molto molto luminoso, spero che si veda. Ecco qua le opzioni di cui parlavo prima. Io lo lascio su automatico. Display ambient o always on display attivo, ho messo il tema scuro perché sugli AMOLED è, non dico una scelta obbligata, ma sicuramente sta meglio. Benissimo, lasciamo tutto così. E andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti di sistema. Sono molto curioso di vedere se è già uscito qualcosa. C'è anche l'opzione RAM Boost che ottimizza la RAM in base al nostro utilizzo. Archiviazione OTG che si disattiva dopo 10 minuti che non è stata utilizzata, che c'è anche sul OnePlus normale. Il sistema in questo momento dice che è aggiornato, quindi rimaniamo comunque in attesa dell'aggiornamento ad Android 10. Processore Snapdragon 855, Adreno 640, il comparto video e la RAM, in questo caso abbiamo 12 GB di RAM LPDDR4X, quindi dovrebbe essere una scheggia assurda, e 256 interni non espandibili. La densità del display è di 515 ppi, guardate gli angoli di visuale come sono perfetti. Il Dual Edge è bello, molto bello, delicato ma bello. Mi ricorda tantissimo il frontale dell'Oppo Find X, veramente quasi identico. E anche quello dell'Axon 10 Pro che ho provato da poco. La tecnologia AMOLED è Liquid AMOLED. Il colore è opaco dietro questo blu, bellissimo, con questi riflessi anti-ditate, anti-impronte. Vedete, se io faccio così non rimangono le impronte. E dà un tocco di classe all'oggetto. Abbiamo una tripla fotocamera.
La principale è da 48 megapixel con apertura f1.6, poi abbiamo una 8 megapixel per la profondità di campo con apertura f2.4 e una grandangolare da 16 megapixel con apertura f2.2. La grandangolare di questo OnePlus 7 Pro promette veramente bene, non dovrebbe distorcere le immagini ed è dotato anche di uno zoom ottico 3x. Vedremo, non vedo l'ora di provarlo e di testarlo sul campo. La stabilizzazione è ottica, guardate l'ambient display intanto che si è attivato, basta sfiorarlo e lui si attiva. Lo sblocco è qualcosa di strepitoso, ancora di più, ancora più veloce rispetto a quello del OnePlus 7 standard, una cosa a dir poco impressionante, il più veloce che abbia mai provato in assoluto. Autofocus, dual LED, presente l'HDR, automatico e anche manuale. Face detection, fotocamera frontale invece è una pop-up camera da 16 megapixel con apertura f2.0. E andiamo subito a vedere come si abilita la fotocamera frontale. Ecco, sotto qui in questo punto che illumina l'uscita della fotocamera. Guardate che bello l'effetto. Registrazione in 4K fino a 60 fps, slow motion a 480 fps, non c'è la 960 fps, videocamera frontale Full HD 30 fps come risoluzione massima nei video e la stabilizzazione è solo elettronica. Il flash è dual LED, i sensori ci sono tutti, accelerometro, prossimità, giroscopio, bussola, impronta digitale e gesture e microfono di riduzione del rumore. Qui abbiamo il solito slider per le impostazioni audio, suoneria, vibrazione e silenzioso, in alto silenzioso, in mezzo vibrazione e in basso suoneria. Tasto on off, non c'è più niente, in alto c'è il microfono per la soppressione dei rumori e la pop-up camera, di fianco bilanciere del volume e sotto invece il carrellino per l'estrazione delle due nano SIM e lo speaker di sistema con un microfono. L'audio è stereo perché abbiamo una capsula che lavora in modalità stereo anche in alto con lo speaker che è posto nella parte inferiore. E c'è l'USB Type-C 3.1 con uscita video. Manca la radio FM. La batteria è da 4000 mAh non removibile, che abbinato a uno Snapdragon 855 e all'ottimizzazione di sistema dovrebbe veramente fare la differenza. Comunque questo è solo un unboxing, adesso andiamo a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Stiamo già vedendo la reattività estrema di questo dispositivo. Sono curioso di andare a vedere solo un attimo, guardate questo display senza cornici, che meraviglia, senza gocce, senza notch, senza niente. È veramente una bellezza da vedere. Aspettiamo che si aggiorni un attimo YouTube, voglio sentire solo un attimo l'audio e poi inizierò a provarlo per voi. I prezzi li ho già detti, mi raccomando approfittate delle nostre offerte perché di sicuro risparmierete un bel po' di soldini. Gesti rapidi, capovolgi l'audio, sì, screenshot con le tre dita. Fatto. Poi si può fare lo screenshot esteso tenendo cliccato lì. È veramente molto intuitivo il software ed è quello che mi fa impazzire di più di questo dispositivo. Doppio tocco per riattivare lo schermo e tutti i disegni per riattivare le app. Barra di navigazione, io scambio i tasti perché mi trovo meglio così. C'è anche l'opzione nascondi barra dell'applicazione. Pressione prolungata c'è l'assistente di ricerca ma non lo attivo. Azione dopo il tocco niente. Tasti recenti, home, tasti indietro, lascio tutto di default. Si può attivare l'assistente tenendo premuto anche. E poi ci sono tutte le impostazioni cursore di notifica, andando dentro per ogni tipo di opzione e potete regolarla. Ovviamente è presente l'NFC e tutto quello che serve a livello di connettività, il volte, l'aggregazione delle bande, eccetera. Sono veramente curioso di metterlo sotto stress e di provare la durata della batteria, di vedere come se la cava nel quotidiano, soprattutto anche a livello fotografico. Faremo un confronto con OnePlus 7 standard, col suo fratello minore, e faremo un video dedicato per farvi vedere anche la differenza di prestazioni fra gli 8 giga LPDDR4X e i 12 giga, sempre LPDDR4X. E insieme vedremo se c'è tutta questa differenza a livello prestazionale e soprattutto per quanto riguarda il comparto foto e video. Detto questo, io per il momento vi saluto, vediamo se ha aggiornato YouTube e vedo com'è l'audio, che voglio sentire un attimo. L'audio a livelli del fratello minore
OnePlus 7, siamo veramente lì come potenza. Forse OnePlus 7 è ancora un pelo più potente perché ha una griglia qua in alto più grande, però siamo lì. Qui però a livello multimediale non ce n'è, guardate il display immersivo al 100%. Questo dispositivo top, ragazzi. Mi raccomando, entrate, guardate le nostre recensioni, sosteneteci con un bel mi piace, condividete i nostri contenuti e attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video. Detto questo, vi saluto. Grazie ancora a Marco per avermi mandato l'oggetto. Un salutone a tutti i nostri gruppi che ho citato prima su Telegram. Venite a trovarci e facciamo crescere insieme la community. E ci vediamo prestissimo. Ciao!